È un 2024 ancora senza vittorie per il Chieti e per i tifosi neroverdi che anche oggi, in poco più di 100, instancabili hanno seguito la squadra in trasferta. A Senigallia, in una partita disturbata da una fitta nebbia, finisce 1-1, risultato che lascia un po' d'amaro in bocca ai neroverdi per come è arrivato, ma più che giusto nella sostanza, perché la Vigor nel primo tempo ha creato diversi pericoli a Vitiello. La contrarietà in casa Chieti deriva dall'espulsione di Laziz per un secondo giallo un po' severo dell'arbitro Dasso di Genova, 2 minuti dopo il vantaggio nella ripresa. Senza l'inferiorità numerica probabilmente sarebbe andata diversamente. Chieti senza lo squalificato Falla e l'infortunato Vincenzo Gatto. Dei nuovi arrivati solo Tortora dal primo minuto. Nel Senigallia out il portiere Roberto, tra i pali il debutto di Barzani, ex notaresco. Tra i marchigiani c'è l'ex Broso che parte dalla panchina. Primi 15 minuti senza grossi sussulti. 16esimo, Cariota per Scheffer, Vitiello si salva in calcio d'angolo. 26esimo, ancora Vitiello, protagonista su Cariota. Ancora pericolo per la porta neroverde, ci prova Baleello, salva tutto prima della linea bianca Ardemagni. Il Chieti si vede al 32esimo con una bella combinazione che porta Alessandro Gatto alla conclusione a botta sicura murata da Mancini. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Nella prima mezz'ora di gioco poco da segnalare. 34esimo, da un angolo arriva improvviso il vantaggio nero-verde, sponda di Laziz di testa per la deviazione vincente di Forgione. È il quinto centro stagionale per il centrocampista nero-verde. I giocatori festeggiano sotto lo spicchio dove si trovano i tifosi del Chieti. 2 minuti dopo l'episodio dell'espulsione, Laziz è già ammonito, commette un fallo sulla tre quarti, l'arbitro tira fuori il secondo cartellino e lo manda negli spogliatoi. La Vigor ora schiaccia il Chieti e al 46esimo arriva il pareggio su un'azione un po' confusa per merito di Tomba. E dopo 8 minuti di recupero tutti a casa per un pari che probabilmente scontenta tutti. Domenica prossima all'Angelini arriverà il Sora.